L'esperienza del biodistretto, appunto, come diceva lei, è appena nata, è nata a fine anno del 2016, a dicembre esattamente, e si propone, diciamo, degli obiettivi rispetto al tema sociale. Quindi l'agricoltura non è interpretata solo come aspetto produttivo, produzione di cibo, ma anche produzione di socialità, quindi la possibilità che l'agricoltura diventi uno strumento di coesione sociale del territorio e di inclusione sociale e lavorativa di persone fragili, svantaggiate del territorio. Questo è, diciamo, l'obiettivo dell'agricoltura. Quando l'agricoltura fa queste robe qua, le fa attraverso un metodo che è il metodo biologico, quindi è un'agricoltura sana e un'agricoltura sociale. All'interno di della manifestazione di oggi, il biodistretto poi ha promosso un concorso di idee aperto ai giovani dai 14 ai 20 anni, che possono, attraverso questi strumenti, quindi dal disegno alla scrittura, alla poesia, alla musica, presentare la loro idea e la loro proposta di agricoltura, e poi queste proposte, queste domande verranno portate dal ministro Martina direttamente al G7, quindi ai grandi del mondo.